Ma chiaramente c'è da commentare una sconfitta, però insomma, se non si guarda il risultato, che è pure una cosa molto importante, ci sono un po' di aspetti molto positivi da cui ripartire. Insomma, la squadra ha lottato, è stata in partita contro un avversario che forse è tra le due o tre squadre più forti al mondo. D'accordo, sono d'accordo, poi è logico che hai sempre l'ambizione che sia la tua giornata, nel senso che tu riesca a mettere insieme una prestazione ancora migliore, che magari l'avversario sbagli qualcosa. Stasera diciamo che nel giocarci la partita, nel lottare, abbiamo peccato in qualche situazione che potevamo gestire meglio e che ci poteva tenere ancora più attaccati al risultato durante il set, perché poi abbiamo così siamo tornati anche nel secondo un po' sotto, però siamo sempre stati a inseguire. Questo denota le qualità dell'avversario insieme alla prestazione in difesa che hanno fatto eccezionale. E poi dopo siamo partiti da una base di battuta ricezione simile, forse con troppi errori noi, ma se non sbaglio anche loro, una qualità di primo tocco simile, però loro hanno espresso meglio il loro potenziale d'attacco. Noi in attacco tatticamente secondo me abbiamo fatto la nostra partita e sono stati più bravi, sono più bravi probabilmente, noi potevamo essere ancora più bravi, però sono d'accordo che la squadra ci ha messo in campo una buona prestazione.